Quello che cercherò di fare oggi è di condurvi per mano attraverso una ricerca che l'umanità ha affrontato per millenni. Tutti voi vi sarete accorti, domandati che succede qualcosa nel nostro cervello quando noi, quando noi ricordiamo, quando noi impariamo e quando noi ricordiamo. Questa domanda ha veramente incuriosito prima dei neuroscienziati, i filosofi. E vi, farò, vi darò due esempi e poi successivamente gli psicologi e poi i fisiologi e i neuroscienziati e oggi questa è una eh, ricerca che arriva proprio a toccare il nodo centrale dei processi che avvengono nel nostro cervello quando noi ricordiamo e questo io vorrei che voi oggi uscisse da questa lezione avendo un'idea di eh, dove siamo oggi il problema è importante non soltanto perché è un problema conoscitivo eh, eh, che tocca la nostra stessa identità, ma è anche importante da un punto di vista applicativo, perché deficit della memoria sono alla base di gravi eh, patologie che colpiscono in grandi numeri la nostra società. Quindi c'è un risvolto conoscitivo e come sempre però gli aspetti conoscitivi in prospettiva aiutano o aiuteranno a risolvere dei problemi. Pratici che colpiscono eh, l'umanità. La memoria è un processo che è alla base, è alla base della nostra conoscenza. Non fa scienza senza lo ritenere, se, se noi non ricordiamo, non possiamo avere conoscenza. E se voi ci pensate, forme diverse di memoria sono coinvolte in tutto quello che noi facciamo, anche memorie implicite non soltanto il ricordare eventi, volti eh, o, o accadimenti, eh, è il substrato generale del funzionamento della nostra mente. E la memoria è anche la nostra identità. Noi, è un, un filosofo, Locke è il primo che ha, che ha eh, coniato questa, 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 eh, questo diciamo, parallelismo, perché noi sappiamo di essere noi stessi, quando eravamo piccoli, quando eravamo adolescenti, quando cresciamo, lo sappiamo perché noi mettiamo, creiamo dei collegamenti tra flash di memoria e quindi noi mettiamo dei collegamenti tra, tra diverse... e questa è la nostra identità, noi siamo quello che siamo perché ricordiamo e riempiamo i vuoti con la nostra memoria. Come ho detto, a me piace cominciare questa cosa ricordando sempre che i filosofi hanno, sono stati i primi che hanno... Eh, che hanno riflettuto eh, sulla memoria. Una, eh, una cosa metodologica, parliamo di memoria ma in realtà esistono tante memorie diverse, memorie a breve termine, memorie a lungo termine, la memoria a breve termine, noi ci ricordiamo cosa abbiamo fatto con l'azione oggi ma probabilmente non cosa abbiamo, a meno che non siano sempre uguali, ma insomma eventi meno significativi noi tendiamo poi a dimenticarli, c'è anche una dimenticanza fisiologica come vi dirò poi nel seguito, è fondamentale dimenticare oltre che ricordare, però abbiamo poi memorie episodiche, memorie semantiche, ci ricordiamo il significato di parole, di testi, di situazioni a cui attribuiamo il significato, memorie motorie, eh, in, si dice sempre che una volta imparati andare, eh, ave, eh, avendo imparato ad andare in bicicletta non si dimentica più, e, e questo è così tutte le altre abilità motorie che chi fa sport o chi fa musica, piano o, o strumenti sa. Quindi ci sono forme diverse di memoria. Quindi oggi non toccherò i singoli aspetti delle singole memorie che noi possiamo studiare dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del, 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 del funzionamento dell'intero sistema. Ma tutte queste diverse forme di memoria hanno dei meccanismi molecolari e cellulari in comune, dei, dei processi che noi oggi possiamo studiare e che sono in comune alle diverse forme di memoria in diverse aree del cervello. Quindi poi si deve applicare questa, uh, uh, questi processi comuni a diverse uh, 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 aree del cervello. Però ecco, quello di cui par parlerò oggi è, sono i meccanismi comuni e vi anticipo che il, il terreno comune è si chiama la plasticità sinaptica e di cu su cui parlerò a lungo. Eh, come vi ho detto, i filosofi sono stati i primi che hanno ragionato su questo, su questo tema. Qui vedete eh, nella scuola di Atene di Raffaello, vedete, vedete Platone e Aristotele, eh, eh, il, il giovane eh, allievo il maestro. E Platone è stato, voi sicuramente conoscete la metafora della tavoletta di cera, la metafora della tavoletta di cera eh, eh, illustra con grande... Eh, eh, evidenza l'idea che c'è qualcosa che viene scritto su un substrato in questo caso il substrato è una metaforica tavoletta di cera che è quella con cui all'epoca si, si, si scriveva e però eh, è chiaro che c'è l'idea l'implicazione che il filosofo deduce dalle premesse se noi riusciamo a, 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 a r, eh, eh, richiamare Qualcosa che è successo precedentemente vuol dire che ne è rimasta traccia e quindi questo concetto di lasciare una traccia. Ovviamente non si sapeva all'epoca che la sede di queste tracce fosse, fosse il cervello, ma l'uso della metafora nella scienza è un grande, grande eh, aiuto cognitivo. La metafora ben posta, ben formulata, eh, semplifica, sintetizza. Eh, ci aiuta a, 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 a formulare un, uno schema di pensiero. E questa metafora della traccia sulla tavoletta di cera, Togra Mateion, eh, eh, è, è stata una metafora che, ha, che ancora oggi ci accompagna. Quindi eh, sottolineo questo perché ricondurre il nostro pensiero moderno eh, alle antiche radici è sempre una cosa... Anche quando uno studia è la cosa più gratificante, perché uno ha la sensazione di far parte di un, di un percorso, di un processo. Ognuno dà il proprio nella vita dà il proprio piccolo contributo a tutti i livelli, ma siamo parte di un, di un fiume, di un, di un, che è la storia dell'umanità. E quindi questo ci vuole la consapevolezza di questa cosa, ma ci vuole anche che ogni tanto vengano ricordate le, le, le radici e, e questo la scuola lo fa molto molto bene. E forse. Il motivo principale per cui voi siete a scuola e dovete essere contenti di essere a scuola, vedo dei sorrisi ma insomma sono sicuro che nel profondo lo, lo pensate, è anche quello di acquisire questa consapevolezza di, di, de, delle nostre radici. Questo è una, scusatemi se eh, con i miei capelli eh, grigi mi permetto di, di eh, ricordare che è anche importante essere a scuola. E un altro filosofo che, che, ha, che ha riflettuto su questa cosa a lungo, ma ce ne sono praticamente tutti i filosofi, è Cartesio. E Cartesio, eh, anche lui parla di tracce e lui dice una cosa che con una metafora... Lui parlava di spiriti che, che, che fluiscono nel cervello, oggi noi possiamo pensare che questi spiriti siano, eh, sono le correnti elettriche che, che come vi dirò tra un attimo eh, con cui le cellule nervose comunicano, ma questi spiriti eh, passano attraverso dei pori, dei pori del cervello e questi pori vedremo questa metafora qui, e lui dice che questi pori quando impariamo, quando ricordiamo si allargano e fanno passare più facilmente questo fluido che non era identificato, e questo passaggio facilitato vedrete che non è altro che quello che noi oggi chiamiamo la plasticità sinaptica E quindi eh, questi, questi eh, spiriti eh, intraprendono il, il percorso in risposta alla presentazione dell'oggetto e acquisiscono una maggiore facilità rispetto agli altri di essere aperti di nuovo. Quindi il richiamo alla memoria è l'apertura di queste vie eh, privilegiate. E, queste, e, e questo è, vedrete che è esattamente quello che noi oggi pensiamo, eh, declinando questa, questa eh, diciamo, metafora in modo eh, sperimentalmente verificabile e controllato. Eh, concludo questo excursus storico per dire che in tempi moderni, nel, agli albori della scienza moderna, nel, nel, nei primi anni del Novecento, un neuropsicologo tedesco, eh, Richard Simon, ha coniato una parola che ha avuto un grande successo. Questa parola è engramma, di nuovo eh, l'etimologia greca dice scrivere in. e Questa, eh, di nuovo, questa parola, anche, anche, oltre alle metafore, è anche importante eh, l'uso di parole che definiscano la metafora. Questo engramma è il, il, il termine con cui ancora oggi noi eh, eh, definiamo. La traccia che viene lasciata nel cervello quando noi impariamo e poi che noi, traccia che noi possiamo richiamare alla mente quando noi ricordiamo. E vedete che c'è implicito il concetto di scrittura. E per molti anni, per tutto il Novecento, la ricerca dell'engramma è stata una, un po' una, una, un sogno non raggiunto. Negli ultimi vent'anni eh, vedrete che. Siamo arrivati molto vicini, in alcuni casi eh, abbastanza eh, sperimentalmente ben definiti, ad avvicinarci molto a poter identificare e manipolare sperimentalmente gli engrammi e attraverso questa manipolazione di queste tracce poter controllare in, eh, la, la memoria e quindi capirne il, i, 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 alcuni aspetti del funzionamento. Quindi Abbiamo concluso finora che la memoria implica la scrittura e lettura di tracce amnestiche, tracce nel cervello, e ci domanderemo oggi qual è la natura fisica di queste tracce: come vengono scritte, come vengono lette, come, ven come possono venire cancellate. E c'è un problema di scrittura, quindi, qual è la tecnologia con cui noi scriviamo? Voi sapete che quando scrivete su un, su un uh, PC o sul telefonino qualcosa, viene memorizzato, in quel caso. Il substrato della tecnologia è il silicio, sono i microchip, sono elettroni che, che passano in modo controllato. Quello è il substrato eh, 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 tecnologico di quel tipo di memoria. Nel cervello il substrato tecnologico di questo tipo di memoria sono le cellule nervose, le sinapsi, le molecole che funzionano dentro. Ma dobbiamo essere consapevoli che scrivere implica una tecnologia. Quando noi scriviamo su carta... La tecnologia è la penna, l'inchiostro e la carta. Eh, la, la stampa, l'invenzione della stampa è stata, è stata una rivoluzione perché ha permesso di lasciare traccia, duratura di cose scritte e se ci pensate que, eh, il substrato eh, cartaceo è un substrato che ha una grande eh, durata, pur con vedete qui i volumi antichi, ma Pur con, con tutte le, le, le fragilità della stampa. Lo stesso la, la, la tecnologia elettronica, anche se apro un inciso, la tecnologia elettronica soffre di una grande eh, vulnerabilità nella velocità stessa con cui le cose si, si con cui questi substrati tecnologici si, si modificano. Voi tutti avete forse. Telefonini di, di varie generazioni. Io vengo da una generazione in cui i primi computer erano, si mettevano pacchi di schede perforate in un computer che era in una stanza e faceva delle cose che erano milioni di volte più lente di quello che voi fate con i vostri telefonini. E tutto quello che era codificato allora in quel modo non è, quindi, c'è un grande rischio a livello di società di perdere informazioni con il, la, con il progredire delle tecnologie di scrittura. Ma questo è tutto un altro tema. Veniamo a noi. Un grande contributo eh, storico eh, nel capire quali sono le tracce nella, 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 eh, nel nostro cervello e viene da questo eh, studio teorico di questo eh, ca psicologo canadese eh, Donald Hebb, il quale in anni in cui ancora non si conoscevano le basi biofisiche di come le cellule nervose comunicano tra di loro, lui aveva ipotizzato... Che le cellule nervose facessero dei contatti le une con le altre, le sinapsi che si conoscevano, e che lui diceva che quando la cellula in ingresso e la cellula in uscita sono contemporaneamente attive, il loro contatto si stabilizza e se invece le due cellule non comunicano o comunicano poco, progressivamente il loro contatto viene indebolito. Quindi questo. Aperto il grande, eh, eh, la grande, è stata una grande intuizione per capire che la forza dei collegamenti tra cellule nervose è direttamente influenzata dalla loro attività. Cellule più attive stabilizzano i loro contatti, cellule meno attive indeboliscono i loro contatti. Quindi c'è un, un collegamento molto diretto in questi anni, assolutamente teorico successivamente verificato sperimentalmente, come vi farò vedere, che dimostra, che suggerisce in questo caso, ma poi che dimostra che la forza dei collegamenti tra le cellule nervose è una funzione diretta della loro attività. Allora, un engramma si pensa che sia, quando noi eh, ricordiamo qualcosa o impariamo qualcosa, ci sono delle cellule nervose che in varia combinazione vengono attivate da un certo stimolo, e i collegamenti tra queste cellule nervose che adesso schematizziamo con questi trattini arancioni verrebbero rafforzati questa è un po' l'idea che, che abbiamo in mente allora questo schema mentale la traccia sarebbe nei collegamenti tra queste tra queste, tra queste cellule nervose ovviamente un altro stimolo stimola altre combinazioni di cellule e quindi altre tracce. E voi capite che siccome le cellule sono parecchi parecchi milioni, le possibilità combinatorie di combinare dei, de, delle, delle attività diverse tra diversi sottogruppi di sinapsi sono infinite. Queste sono infinite no, ma sono un numero astronomicamente grande. E quindi questo è il potere codificatorio di una memoria. Di una memoria perché cioè combinazioni diverse di sottoinsiemi di cellule che rafforzano i loro collegamenti. Allora adesso cominciamo a domandar. Vedremo che alla fine questo noi, questo stesso schema ve lo riproporrò e vi farò vedere come ci possiamo cominciare a domandare se questa è una traccia, cosa succede se elimino selettivamente una cellula che fa parte di una traccia? Perdo la memoria oppure no? Perché se quella cellula fa parte della traccia, l'implicazione è che se io la cancello devo perdere la memoria corrispondente e viceversa. Se queste cellule sono la traccia della memoria, se io le potessi sperimentalmente riattivare in assenza dello stimolo che mi ha innescato la memoria, sono in grado di indurre artificialmente una memoria? Quindi domande di questo tipo oggi... Noi le possiamo fare, sono basate su questo schema mentale che vi illustro qui. Veniamo adesso un po' a capire come sono questi collegamenti tra le cellule nervose. Allora, questo è un disegno antico, ma classico, ma mi serve per farvi illustrare che il neurone, è una, come forse sapete, è una cellula che è morfologicamente è molto complessa, ha un corpo cellulare dove c'è il nucleo, dove quindi dove c'è il suo DNA. E poi ha questi prolungamenti che sono l'albero dendritico e, e l'assone. In modo semplificato possiamo dire che l'albero dendritico è l'ingresso, è l'input e l'assone è l'output, cioè la cellula nervosa è un organismo che tra, riceve informazione, la rielabora e la rielabora combinando insieme tutto quello che succede a livello di questo complicatissimo albero dendritico ne dà un output coerente, cioè un, il risultato di un calcolo e questo calcolo risulta in un, eh, eh, una serie di eh, eh, segnali elettrici che vengono trasmessi lungo l'assone che il quale poi farà contatto con l'albero dendritico di un'altra cellula e così in modo... In realtà questa eh, descrizione eh, seriale è complicata molto dal fatto che poi il circuito è, è altamente non lineare con un input, un output, un input, un output, ma tutto è molto molto intrecato ed è una rete, una rete che voi siete abituati a pensare come qualcosa di molto non lineare, ma invece molto molto interconnesso. Però sicuramente eh, eh, è importante distinguere le varie parti di una cellula nervosa e come eh, eh, vi ho accennato una cellula nervosa Comunica attraverso dei segnali elettrici. Senza entrare nel dettaglio, voi potete fare un esperimento in cui eh, mettete due elettrodi in una, in una cellula nervosa, con uno eh, un elettrodo di stimolazione, date dei segnali, iniettate della corrente. Per esempio, qui vedete che è questo segnale rosso: date un piccolo segnale di corrente, che è questa onda quadra, un segnale negativo che è un po' più grande, oppure un segnale positivo, un segnale positivo che è un po' più grande, ancora più grande. Questo è il segno della corrente che voi iniettate. E poi reg registrate la variazione del potenziale di membrana ai capi di questa, di questa, eh, attraverso la membrana di questa cella nervosa. E voi vedete che in risposta a, a questi stimoli il potenziale di membrana eh, segue in modo, come si dice, analogico. A segnale più grande corrisponde... Una risposta più grande. Vedete, la risposta a questo segnale è questa, la risposta a questo segnale è questa. Quelli di voi che conoscono un po' di elettronica riconoscono che, nello smussamento di questa, di questa, di questa risposta c'è un circuito RC, c'è una capacità di membrana, ma insomma, questi sono dettagli che non, non sono rilevanti a questo punto. La risposta è analogica e quindi, cambiando il segno, cambia anche il segno e sempre in modo. In modo è, 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 è graduato. Poi succede qualcosa di strano, che se voi date un segnale più grande di una certa soglia, eh, la risposta della cellula non è più analogica, ma la risposta della cellula è che, che ha questa risposta eh, molto brusca, molto repentina e si chiama un potenziale d'azione, ovvero sia è una risposta della membrana rigenerativa, la quale eh, 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 come si dice è una risposta a tutto nulla che non è più graduata con l'intensità dello stimolo è un fenomeno di soglia e quello che invece è graduato con l'intensità dello stimolo è la frequenza di questi potenziali d'azione quanti potenziali d'azione vengono emessi per unità di tempo quindi una cella nervosa molto attiva molto stimolata produrrà tantissimi di questi potenziali d'azione. Una cellula meno stimolata ne produrrà meno. Questo per ora è tutto quello che voi dovete sapere. Le cellule nervose comunicano tra di loro con questi treni di potenziali d'azione. Poi ho detto che una cellula nervosa comunica con la successiva. Allora, il potenziale qui vedete ingrandito, zoomato, una sinapsi, ovvero sia il terminale assonale di una cellula nervosa che definiremo presinaptica. E un pezzo di membrana della, del dendrite di una cellula postsinaptica. Ebbene, in questo caso qui il terminale presinaptico è invaso dai potenziali d'azione che, che sono stati emessi da questa cellula se questa cellula è stimolata. Dopodiché c'è una discontinuità fisica. C'è una discontinuità fisica. E, eh, si rompe la continuità tra una ceo nervosa e l'altra e la trasmissione del segnale attraverso la sinapsi viene fatta attraverso una sostanza, sostanze chimiche che si chiamano neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori sono rilasciati da queste vescicole e quando il, eh, arriva un potenziale d'azione e, e porta il potenziale di membrana a valori positivi, questo meccanismo, c'è cioè tutto un meccanismo molecolare che fa sì che questa vescicola si fonda con la membrana, si de ne determina l'apertura e quindi il contenuto di questa vescicola viene rilasciato nello spazio intersinaptico e queste molecole vanno ad agire su recettori della eh, ehm, eh, cellula postsinaptica. Quindi la trasmissione del, dell'informazione nel sistema nervoso avviene con una serie di discontinuità segnali elettrici prodotti, poi trasmissione chimica, di nuovo segnali elettrici perché il legame del neurotrasmettitore ai suoi recettori è come una chiave che entra dentro una serratura, la serratura quando c'è la chiave dentro che è il neurotrasmettitore attiva dei segnali elettrici in questa cellula e così via, il processo continua. Questo meccanismo chimico qui provoca un ritardo molto grande, i fenomeni elettrici sono più veloci dei fenomeni della diffusione chimica allora uno si può domandare ma perché eh, a ogni sinapsi c'è un ritardo di circa 2 millisecondi rispetto alla trasmissione puramente elettrica se voi pensate che ci sono migliaia di sinapsi eh, eh, quando noi, quando voi vedete una, una cosa eh, la luce eh, stimola i fotorecettori, nella retina c'è tutta una serie di, 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 di circuiti di, di questo tipo, poi dalla retina si passa col nervo ottico al cervello, al talamo, alla corteccia, alla fine se voi dovete eh, ordinare un comando motorio per prendere un oggetto che voi avete visto e deciso di prendere, il numero di sinapsi che sono coinvolte in questo, in questo processo sono moltissime e a ogni sinapsi c'è un ritardo, allora è chiaro che il ritardo sinaptico è un prezzo che noi paghiamo, che l'evoluzione fa pagare perché evidentemente c'è un grande vantaggio, perché se no il, 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 lo svantaggio di essere un sistema più lento di quello che potrebbe essere sarebbe un ostacolo troppo grande. E il vantaggio evolutivo che c'è nel fatto che la trasmissione sinaptica sia interrotta con questo meccanismo è che un processo di questo tipo è suscettibile di moltissimi livelli di regolazione e sono i livelli di regolazione della trasmissione sinaptica in funzione della situazione ambientale, dello stato dell'organismo, dell'elaborazione dei segnali, in funzione di tantissimi parametri, è alla base dei fenomeni di cui parliamo oggi. Eh, L'efficacia con cui questa comunicazione avviene non è costante, è un'efficacia che può essere modulata. Regolata da tantissime cose, può essere regolata a breve termine, può essere regolata a lungo termine, e questo è la base di quello di cui parlerò oggi. Come viene regolata l'efficacia della trasmissione sinaptica Allora, oggi vi vorrei provare a, a raccontare alcuni esperimenti proprio e eh, a, alla fine eh, arrivare a raccontarvi degli esperimenti molto recenti. Come si può misurare? l'efficacia eh, dell'attività dell sinaptica. Voi qui avete una schematizzazione di una regione del cervello che si chiama ippocampo, eh, si studia perché è una, è una regione eh, molto importante per la memoria, e voi avete qui una cellula verde che fa sinapsi con questa cellula grigia, e la sinapsi che voi studiate è la sinapsi tra la cellula verde e l'albero dendritico della cellula grigia, questo è molto schematizzato. E io voglio fare esperimenti in cui studio l'efficacia di questa sinapsi. Cosa vuol dire efficacia di una sinapsi? Vuol dire che se io do uno stimolo test e lo do tante volte, eh, a stimolazione 100 c'è risposta 100, cioè c'è una risposta costante. Dopodiché faccio qualche manipolazione sperimentale e io mi accorgerò che la stessa stimolazione che prima dava una risposta 100 adesso dà una risposta... 500 molto più forte. E allora posso andare a domandarmi perché questo succede. Vi faccio vedere allora, qui voi avete sotto il microscopio, avete queste fettine, eh, proprio fettine nel vero senso della parola, di questo ippocampo che sono prese da eh, cavi sperimentali, e eh, si, si, questi sono gli elettrodi con cui sotto guida del microscopio noi riusciamo a eh, eh, stimolare questa cellula verde e poi a registrare il, il, il potenziale di membrana postsinaptico, eh, a, a risposta, la, questa qui è la risposta eh, standard in, in risposta alla stimolazione costante eh, e sempre uguale di questa cellula verde. Questa diciamo, è l'efficacia, la, la linea di base. Dopodiché voi fate, date una, una stimolazione più forte a questa cellula verde, ma la date brevemente e poi tornate a ridare lo stesso stimolo che qui dava questa risposta qui. Quindi voi potete capire che se voi date uno stimolo forte la cellula risponderà di più. Ma poi voi non lo date più lo stimolo forte, tornate a dare lo stesso stimolo che qui dava questa risposta qui. E adesso la risposta nuova è questa rossa. Vedete che c'è una risposta per risposta intendo dire variazione del potenziale. Vedete che su questa scala qui avete una scala di, di, di eh, differenza di potenziale ai, campi del, del, ai capi della membrana. E questa risposta più forte dura molto a lungo nel tempo. Se voi per ore dopo che avete dato quello stimolo iniziale forte tornate a dare lo stimolo di partenza, voi continuate ad avere una sinapsi che risponde con la risposta rossa, cioè molto facilitata. Quindi quella sinapsi ha... Facilitato la sua trasmissione sinaptica. E questo fenomeno si chiama long term potenziation, potenziamento a lungo termine, perché è un potenziamento dell'attività sinaptica. E voi riportate in, in un grafico in cui avete ognuno di questi pallini è, rappresenta la variazione di potenziale e vedete che in condizioni di base voi avete ogni. ogni Secondo, voi date lo stimolo test e la sinapsi risponde sempre in modo uguale. Dopodiché date questa specie di scossa, un, uno stimolo più forte, ma lo date per pochi millisecondi. Dopodiché continuate a dare lo stesso stimolo che qui dava questa risposta qui, e voi vedete che la risposta per, molte, per, per ore eh, eh, resta facilitata. Quindi, questa è una sinapsi eh, eh, facilitata. È una sinapsi che in modo irreversibile, possiamo dire, sulla scala dei tempi che ci interessa, eh, in conseguenza di qualcosa che io ho fatto qui, eh, resta facilitata. Se io faccio qualcosa di diverso in funzione qui, la sinapsi può essere facilitata a breve termine e poi torna a livello di base, oppure può essere facilitata a lungo termine, a seconda di quanto io di quanto do questo stimolo, eh, che è lo stimolo con cui induco la modificazione. Quindi questo adesso, voi lo vedete molto lontano dal fatto di quando io mi ricordo un evento che è successo l'anno scorso, ma ho ridotto al livello di una singola eh, cellula nervosa un fenomeno che è, cattura l'essenziale di un fenomeno di memoria, cioè prima il, 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 il sistema era nella situazione di base, poi gli faccio qualcosa, e il sistema successivamente si ricorda che è, stato fatto quella, questa, è stata data questa stimolazione qui, e adesso il sistema non è più lo stesso di prima, è diverso, ed è diverso in modo duraturo. Quindi questo è un fenomeno che, eh, studiandone, eh, è un fenomeno eh, che merita, eh, che vale la pena di studiare, perché capendo i meccanismi molecolari e cellulari di questo fenomeno, si, si capiscono molte cose che poi ci portano a fare delle predizioni su fenomeni di memoria. Quello che succede in questo meccanismo è riassunto in questa cosa. Voi avete sulla sinapsi in questione di quelle cellule dell'ippocampo che vi ho detto, il neurotrasmettitore, queste molecole gialle, adesso sono disegnate così, è un neurotrasmettitore che si chiama acido glutammico, è un aminoacido che è un, come gli aminoacidi sono delle eh, molecole che fanno parte delle proteine, però in questo caso l'acido glutammico eh, è una molecola che è attiva di per sé come neurotrasmettitore e ci sono dei recettori che quando vengono legati da questo acido glutammico, che viene dalla cellula presinaptica, sono dei pori della membrana che normalmente sono chiusi. Quando l'acido glutamico si lega a questi pori, questi pori si aprono e siccome c'è un gradiente di potenziale ai capi della membrana e ci sono anche delle, dei gradienti di concentrazione di ioni che sono eh, eh, carichi elettricamente, questo poro aperto crea un canale ionico, come si suol dire, eh, lungo il quale fluiscono degli ioni secondo il loro potenziale elettrochimico. Ovvero sia fluiscono secondo gradiente, gradiente di concentrazione ma anche gradiente di potenziale. Quindi uno ione eh, positivo eh, eh, fluirà in una certa direzione, uno ione negativo in un'altra, entra o esce a seconda del. A seconda del non, adesso non ci possiamo addentrare se non dovete capire che l'apertura di un canale ionico determina una porta attraverso cui gli ioni che sono naturalmente differenzialmente concentrati ai capi della membrana fluiscono secondo il proprio gradiente elettrochimico. Quindi è un processo spontaneo, una volta che il canale è aperto, un processo spontaneo che segue le leggi della termodinamica. Ma un, eh, quello che la sinapsi controlla è l'apertura o chiusura di questa porta. Ebbene, esistono porte di due tipi eh, in questa sinapsi. Che, che sono sempre attivati dall'acido glutammico però un e queste sono come, come ho detto prima sono delle serrature ovvero sia sono delle serrature che si aprono quando la chiave è che l'acido glutammico le, le, eh, gli si lega questa è una serratura, è un canale che basta per la cui apertura basta il legame del, dell'acido glutammico dopodiché quando si apre gli ioni sodio entrano da, dentro, eh, da fuori a dentro e contribuiscono a portare potenziali di membrana a valori più positivi, quindi la cellula la rendono più attiva. Ci sono poi dei recettori che sono, si chiamano NMTA con questa, con questa sigla, i quali sono normalmente, eh, oltre che essere controllati dal, dal, dal glutammico, sono normalmente bloccati da, da, da ioni magnesio. Sono, è una, una seratura su cui la chiave acido glutammico non è, non è la sola eh, ad aprire. Quindi servono due chiavi per aprire quella porta. E la seconda chiave che fa aprire quella porta che toglie questo blocco del magnesio, è il valore del potenziale di membrana. Quindi, voi, quando il, questo è il primo che si apre. Quando questo si apre e determina un valore del potenziale di membrana più positivo, allora si apre anche questo se è legato dall'acido glutamico. Questo è un, è un è una porta che si apre con due chiavi, l'acido glutammico e il valore del potenziale. Perché questo è importante? Perché una volta che questa seconda porta si apre, non entra solo sodio, ma è un, è un canale ionico che fa entrare anche calcio. E lo ione calcio è uno ione che nella ceo nervosa fa tantissime cose, ma questo in particolare è eh, il, il segnale che induce poi cambiamenti a lungo termine, di cui vi parlerò tra un attimo che fanno sì che questa sinapsi in cui si è aperto questo recettore qui e che è entrato calcio, una volta che ho aperto questo, questa resta facilitata per sempre, diciamo a lungo. Ecco, questo è l'essenza di un meccanismo, ma però non abbiamo ancora capito come fa questo qui, una volta che entra il calcio, a essere facilitato in modo duraturo. Bisogna Tenere a mente che l'efficacia di una sinapsi dipende dalla composizione proteica di quella sinapsi, ovvero se ci sono certi recettori, non certi recettori, certe molecole dentro la cellula. Quindi, questo oggetto che noi disegniamo come, come un, un oggetto con questa forma, in realtà è un, è un pezzo di cellula che ha migliaia di proteine dentro, e la composizione di queste proteine determina il modo come quella sinapsi risponde. Quindi se quella sinapsi prima rispondeva 100 e poi risponde 500 in modo duraturo, vuol dire che nel breve ha risposto perché, perché sono successi questi eventi che vi ho detto. Ma questi eventi che vi ho detto sarebbero transitori. Quello che fa sì che invece una volta che questi eventi transitori sono successi eh, quella sinapsi a lungo risulti facilitata. Quando questi cambiamenti transitori sono, sono, sono finiti, quello che, fa, che rende duraturo quel cambiamento è il fatto che la composizione delle proteine che costruiscono quella sinapsi è cambiata. Allora, adesso il problema è di capire come si controlla la composizione proteica di una sinapsi. Perché noi abbiamo ridotto il problema a trasmissione sinaptica, cambiamenti transitori, cambiamenti eh, che attivano quest'altro cancello con due, con due chiavi e poi cambia la, la composizione proteica di questa sinapsi che fa sì che questa risponda in modo duraturo al, 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 uh, al, diciamo a questi, allo stesso segnale di prima. Allora questo è il fenomeno che chiama, si chiama plasticità sinaptica. E quindi ci dobbiamo domandare come viene regolata la composizione proteica delle sinapsi, come può essere mantenuta a lungo termine una nuova composizione delle sinapsi. Sì, certo. No, anzi, scusate, eh, eh, fatelo. Ah. Va bene. Se la ricordi. Eh, spero di essere chiaro però. Allora. Quindi a questo punto eh, c'è un esperimento importante che noi possiamo fare. Voi avete idea eh, di come le proteine vengono sintetizzate nella cellula? Vengono sintetizzate a partire da un gene che codifica per quella proteina, il gene viene trascritto in un RNA messaggero, quindi il fenomeno della trascrizione. L'RNA messaggero viene tradotto nei ribosomi e fa la proteina e la proteina va dove deve andare nella cellula. Quindi gene trascrizione, trascrizione RNA messaggero e eh, eh, sintesi proteica. Allora, a lungo termine, la composizione proteica di questa sinapsi dovrebbe variare perché c'era una sintesi di nuove proteine che prima non erano sintetizzate prima di questo stimolo che ha indotto questo cambiamento, allora uno può fare un esperimento in cui rifà un esperimento identico a quello che avete visto prima, eh, dà la stimolazione test, poi dà questo stimolo il, questo, questa schicchera quella sinapsi resta facilitata a lungo eh, ma adesso durante questo trattamento noi diamo un inibitore della sintesi proteica, quindi impediamo che la cellula nervosa faccia delle nuove proteine e vedete che voi avete una facilitazione? Ce l'avete, perché quella dipende dai fenomeni transitori che avete attivato e che vi ho fatto vedere prima. Ma questi fenomeni transitori non vengono sostenuti nel tempo. Quindi abbiamo imparato una cosa importantissima. Il. il eh, il prolungamento, la, la, la durata di un cambiamento di, plastici, di, di, di efficacia sinaptica dipende dalla nuova sintesi proteica e anche, ve lo dico ma non ve lo mostro: dalla trascrizione di nuovi geni. Quindi abbiamo aperto questo si è capito che abbiamo aperto un, un capitolo enorme nella neurobiologia della plasticità sinaptica, ovvero sia. Il cervello non è un organo soltanto elettrico, come si dice, è un organo in cui c'è un dialogo strettissimo tra i meccanismi di regolazione dell'espressione genica e i fenomeni elettrici sinaptici. E come dice Eric Candel, c'è un dialogo tra, sinapsi, tra geni e sinapsi. Quindi quando voi stimolate questa sinapsi, una cosa importante va detta, che una cellula nervosa ha la capacità di... Eh, modificare una o poche delle migliaia di sinapsi che contrae e lo può fare in modo differente. Una cellula nervosa può potenziare questa sinapsi, può lasciare indifferente questa, ne può indebolire un'altra, perché questo dipende da come, da, come, da come viene stimolata quella cellula nervosa. Se voi pensate che una cellula nervosa fa decine di migliaia di sinapsi con le altre cellule, questo è un codice combinatorio ancora più esplosivo in termini di numeri, però è anche, pone un problema molto importante, perché quando io voglio stabilizzare a lungo termine questa sinapsi, allora viene stimolata, si aprono quei recettori a due chiavi, dopodiché ci sono delle molecole che viaggiano fino al nucleo per dire al nucleo, guarda che tu devi fare trascrizioni di nuovi geni per, 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 per stabilizzare questa sinapsi, quindi ci deve essere un segnale che viaggia da qui queste molecoline verdi fino al nucleo, qui deve venire attivata trascrizione di questi particolari geni che stabilizzano le sinapsi, vengono fatte le proteine e queste proteine tornano qui e sono responsabili per la stabilizzazione di questa sinapsi. Quindi c'è un collegamento diretto e bidirezionale tra ogni sinapsi e il nucleo, che è un po' la centrale operativa della cellula nervosa ma voi qui capite subito no, anzi ve lo dico tra un attimo la conseguenza di questa di, la conseguenza di questo vabbè la conseguenza di questa 40 la conseguenza di questa eh, conclusione che abbiamo, che abbiamo tratto è che una volta che questa cellula nervosa ha ricevuto uno stimolo che deve portare a lungo termine le proprie queste sinapsi, nel nucleo si accendono delle lampadine che sono lampadine insomma metaforiche, si accendono delle lampadine che sono il fatto che questa cellula nervosa sta attivando la trascrizione di nuovi geni che sono quelli poi responsabili per la, per, per, la, la durata della, della plasticità. Allora io posso visualizzare le cellule nervose che hanno fatto, ha ricevuto uno stimolo che deve essere reso duraturo, io le posso visualizzare visualizzando a livello del nucleo quali sono quei geni che sono stati attivati dalla trasmissione sinaptica. Quindi questo è un modo per mappare nel cervello l'attività delle cellule nervose che si sono attivate in risposta a un certo stimolo e questo si può fare eh, colorando le cellule nervose in un modo opportuno per, come si dice, si può fare la mappatura dell'attività, si può visualizzare i neuroni attivi nel cervello. Ve lo dico questo perché mi serve per, per, per un esperimento che poi vi dirò alla fine che è la conclusione di quello che vi racconto. Quindi abbiamo parlato di questo dialogo, abbiamo parlato del fatto che si accenda la trascrizione di nuovi geni qui, quindi il DNA... Controlla la trascrizione di alcuni geni che in una cellula nervosa a riposo non vengono trascritti, mentre invece vengono trascritti in una cellula nervosa che è stata attivata per potenziare le sue sinapsi. Qui c'è una cosa importante, un neurone stimolato va in un nuovo stato trascrizionale, cioè, adesso io uso una parolaccia che si chiama il trascrittoma, questa è una parola moderna che vuol dire l'insieme di tutti gli RNA messaggeri che sono trascritti da una cellula. Una cellula nervosa che ha imparato, cioè che, che è stata stimolata per, per andare incontro a plasticità a lungo termine, ha un trascrittoma diverso da una cellula nervosa a riposo, cioè fa degli RNA messaggeri differenti, trascrive degli RNA messaggeri differenti. Quelli di voi che hanno studiato il, il tema del differenziamento cellulare troveranno delle somiglianze. Il problema, quindi qui apro una parentesi, il problema del differenziamento cellulare è il, il grande tema della biologia che descrive come da una cellula uovo fecondata l'embrione si sviluppa a fare cellule del fegato, cellule del sangue, cellule nervose, cellule del cuore, eccetera eccetera. Tutte le cellule hanno lo stesso DNA. Allora cos'è che rende differente una cellula del fegato da una cellula nervosa? Il fatto che non tutti i geni vengono trascritti ugualmente a fare RNA in tutte le cellule, ma la cellula del fegato trascrive i geni e gli RNA messaggeri che sono responsabili per la funzione epatica, la cellula nervosa trascrive geni e fa RNA messaggeri che sono importanti per la funzione nervosa. A questo punto abbiamo fatto un passaggio in più e diciamo che all'interno di una cella nervosa ci sono degli RNA messaggeri che differentemente espressi, come si dice, in una cellula nervosa eh, che ha ricevuto un, eh, uno stimolo di plasticità a lungo termine. Allora adesso ci possiamo fare un'altra domanda. Benissimo, tu ci hai detto che quando io do uno stimolo eh, alla sinapsi eh, c'è prima una modificazione transitoria, se questo stimolo è sufficientemente forte, questa stimolazione transitoria riesce a comunicare al nucleo, il nucleo attiva degli RNA messaggeri che sono responsabili per l'efficacia eh, 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 a lungo termine. Ma cos'è che mantiene... Perché noi Capita una cosa, spostiamo il problema a una domanda successiva. Adesso ci possiamo domandare: cos'è che mantiene il fatto che la cellula nervosa a lungo termine faccia quei nuovi RNA messaggeri? Perché non c'è più lo stimolo che ha. tutti questi sono cambiamenti che sono tutti indotti da uno stimolo iniziale. Io do una schicchera iniziale, poi il sistema innesca dei processi duraturi. Allora, avendo capito che il neurone stimolato va in un nuovo stato trascrizionale e ci possiamo domandare come fa a essere mantenuto nel tempo questo nuovo stato trascrizionale indotto dalla prescittà a lungo termine. Ebbene, per fortuna, la scienza fa collegamenti. Chi studiava lo sviluppo embrionale ha capito noi abbiamo una ceo nervosa, resta ceo nervosa e non diventa spontaneamente cellula del fegato. Quindi vuol dire che ci sono dei meccanismi che fanno sì che nella cellula nervosa le proteine e gli RNA messaggeri che la rendono cellula nervosa vengono fatti, c'è cioè memoria di questa cosa, una cellula del fegato resta cellula del fegato e quindi la cromatina, i geni di quelle, delle due cellule sono organizzati in modo duraturo tale che nella cellula del fegato sono accessibili alla trascrizione solo certi geni, nella cellula nervosa solo certi altri e, e quello che rende Duraturi questi meccanismi per la vita di un organismo, sono i cosiddetti meccanismi epigenetici, che sono delle tracce nel genoma. I meccanismi epigenetici sono quei meccanismi epigenetici, cioè, oltre alla genetica, che fa sì che cellule diverse, differenziate, che hanno gli stessi geni, possano in un caso trascriverne alcuni. Nell'altro caso trascriverne altri e quello che mantiene nelle due cellule la memoria di questo stato cellulare sono meccanismi epigenetici che si, conoscono, si cominciano a conoscere molto bene. Ebbene, il passaggio che noi stiamo facendo adesso è che una cellula nervosa che ha ricevuto uno stimolo che deve essere, che, con cui va incontro eh, a cambiamenti a lungo termine eh, va incontro. Ha modificazioni epigenetiche nella propria cromatina, nel nucleo, e quindi questo rende durature quei cambiamenti trascrizionali che sono poi responsabili per la stabilizzazione di quelle sinapsi. A questo punto, risolto un problema, se ne apre un altro. Quelli di voi che sono stati più attenti, e non vi domanderò chi. Avranno notato che in questo disegno questa sinapsi deve essere potenziata, questa sinapsi no, giusto? Perché questa e questa sono state stimolate e questa no. Però il nucleo è lo stesso per tutte le sinapsi della cellula. Quindi gli RNA messaggeri, le proteine trascritte qui, come fanno a sapere che devono andare a agire su questa sinapsi e non su questa? Allora, questo è un grosso problema, la cui soluzione è in un meccanismo biologico molto eh, elegante, e voi potete forse immaginarvelo da soli. In tutte le cellule gli RNA messaggeri fanno proteine a livello del, nel citoplasma, a livello del corpo cellulare, invece nella cellula nervosa, quello che succede è che gli RNA trascritti dagli stimoli che, che, eh, indotti dalla plasticità sinaptica viaggiano nel dendrite come RNA messaggeri, non facendo proteina, come RNA messaggeri traduzionalmente repressi, cioè non, non vengono tradotti. La traduzione è la sintesi proteica, non vengono tradotti. Viaggiano e vanno a tutte le sinapsi, quelle attive o quelle inattive. Quindi l'RNA messaggero è ignorante, non sa che deve andare qui o lì. Però. Sono i, i processi che erano successi qui e non qui che sbloccano la traduzione nelle sinapsi attivate. Il, la, eh, diciamo, la rivoluzione eh, di, di questa idea è che la sintesi proteica in una cella nervosa è decentrata, quindi, la sintesi proteica avviene a livello delle sinapsi. Quindi, l'RNA messaggero che viene trascritto in risposta allo stimolo della cellula attivata, viaggia, va sia alla cellula che non è attivata sia all'altra cellula, ma qui c'è un blocco, nel senso che non viene tradotto, perché non trova nulla, ovviamente ci sono i ribosomi qui alle sinapsi, quindi nelle sinapsi ci sono anche il meccanismo per la sintesi proteica. Qui invece arriva un RNA messaggero e trova un ambiente tale che la sua sintesi proteica può essere espressa. E quindi questa sinapsi viene, va incontro a sintesi proteica. Quindi gli RNA messaggeri viaggiano lungo le fibre nervose e sono tradotti localmente alle sinapsi. Quindi questo è il meccanismo con cui si può far sì che un RNA trascritto nel nucleo, che è lo stesso per le migliaia di sinapsi in cioè una cella nervosa, agisca qui e non qui. Bene, adesso proviamo a mettere tutto questo insieme. E arrivo a una conclusione con degli esperimenti con cui noi proviamo a mettere insieme quello che abbiamo imparato finora con degli studi con cui possiamo manipolare la memoria. Proviamo a creare questo collegamento. Allora, questo quando voi vedete una, una scena e vi ricordate una scena, que, queste sono appunto delle cellule nervose che sono eh, collegate tra di loro con dei, eh, scusate la schematizzazione, ma insomma è molto per rendere l'idea. Poi voi vedete un'immagine e, ve e, e, e imparate a riconoscerla. Allora, nel vedere questa immagine, questo sottoinsieme di cellule vengono, che, sono, che ho disegnato rosse vengono attivate e i collegamenti tra di loro vengono rafforzati. E quindi questi adesso li ho... Questo è durante l'attivazione. Poi l'attivazione non c'è più, ma i loro collegamenti disegnati in grigio scuro... Sono stati attivati, sono stati rafforzati, quindi queste sono sinapsi tra queste cellule che sono state rafforzate, sono andate incontro a plasticità sinaptica. Quando io ho qualcosa, un sottoinsieme dello stimolo iniziale che mi fa venire alla mente quell'immagine, automaticamente il circuito che codificava quella immagine iniziale, con uno stimolo parziale, viene riattivato tutto. E quindi riviene alla mente l'immagine che era stata attivata qui, ma questo è, non, è, non, è, non è richiamato alla mente dallo stimolo completo, è richiamato alla mente da, un, da uno stimolo parziale, da qualcosa che, come si dice, ti fa venire in mente. Quando ti viene in mente qualcosa, è perché qualcosa è andato a stimolare quel circuito che era stato attivato e stabilizzato per, 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 per l'immagine più grande. Allora, questo è l'equivalente di quello che vi ho fatto vedere prima. Allora, adesso proviamo a vedere degli esperimenti che possano mettere alla prova questo schema mentale. Allora, abbiamo capito che una memoria può essere codificata in una popolazione di neuroni, Questa, questi, questi qui. Questa è la codifica della memoria e questi neuroni sono stabilizzati tra di loro. Allora, la domanda che faccio è questo: posso sulla base di quello che io ho imparato finora oggi pensare a un esperimento tale che io posso marcare questi neuroni in modo che io li possa manipolare? Perché se io potessi farlo, potrei immaginare esperimenti per dimostrare se quelle cellule lì sono necessarie per quella memoria? o sono sufficienti per quella memoria. Essere necessari per la memoria vuol dire che eliminando quei neuroni io dovrei eliminare la memoria. Se invece quei neuroni non fanno parte di quella traccia, eh, l'esperimento non dovrebbe dimostrarlo. La sufficienza invece è, io posso stimolare quei neuroni e non gli altri e far rivenire in mente quella memoria? Allora, questi sono esperimenti molto eleganti che si cominciano a fare negli anni recenti e, eh, che usano un metodo che si chiama dell'optogenetica vi eh, dico brevemente di che si tratta si tratta di canali ionici esattamente come i canali ionici che ci sono nelle cellule nervose cioè che fanno passare ioni e controllano le correnti elettriche solo che questi sono canali ionici che io posso controllare con la luce non sono presenti naturalmente nelle cellule nervose, sono presenti in microorganismi, alghe, sono un sistema primitivo visivo di microorganismi. ma in biologia si sfruttano le cose eh, prese a prestito da un organismo per mettere eh, a punto, questo è un metodo con cui se noi mettiamo, facciamo produrre a un neurone uno di questi canali ionici controllati dalla luce, io posso controllarne l'attività, accendendo, spengendo la luce di una, di una, di una, di una lunghezza d'onda opportuna. Quindi, per esempio, possiamo avere sonde optogenetiche che quando io le, quando io le illumino con luce blu eccitano il, potenzi il potenziale di membrana di un neurone, oppure posso avere sonde optogenetiche che quando io le illumino con luce verde o gialla inibiscono l'attività nervosa. Quindi, questi sono artifici sperimentali che noi usiamo per poter controllare rapidamente con la luce l'attività di una cellula nervosa. Voi capite che se io potessi mettere i geni per una di quelle sonde ottogenetiche selettivamente nelle cellule rosse, accendendo una luce del colore opportuno, di controllare l'attività di quelle cellule rosse. E quindi potrei poi controllare... La risposta comportamentale di una cavia attivando, attivando eh, queste, 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 queste proteine. E quello che è stato fatto da questo ricercatore eh, eh, Susumu Tonegawa negli anni recenti, in tre, eh, negli ultimi tre anni. Eh, l'esperimento che vi racconto adesso eh, per, per concludere che, si, che mette insieme tutto quello più o meno che vi ho raccontato fino adesso l'esperimento è il seguente eh, voi fate un, un esperimento molto semplice in cui avete un topolino che potete mettere in una, in un contesto spaziale che qui eh, diciamo con le pareti azzurre e lui sta tranquillo qui Dopodiché gli date una piccola scossa, non è, non è, qui è reso più, più, più grave, ma non è una, 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 una piccola scossa e lui sente la scossa e la associa con questa parete blu. Dopodiché lo rimettete nella parete blu dopo, il giorno dopo, e lui ha una risposta comportamentale che si chiama freezing, cioè sta immobile perché quello è il contesto in cui lui aveva avuto la scossa quindi ha paura, è un riflesso pavloviano, il riflesso condizionato. Se lo mettete nella, invece il giorno dopo in una gabbia diversa, lui è tranquillo. Quindi questa è una memoria associativa in cui lui ha ricordato questo shock con questo contesto spaziale. Potete farlo ancora, potete farlo, voi potete associare la scossa con una campanellina. Eh, e dopodiché allora anche nella gabbia viola dove il primo non ha paura se gli suonate il campanellino lui associa il campanellino ma non lo, lo shock con, con, quindi associa il campanellino non il contesto spaziale quindi voi potete giocare questa è una semplice memoria che, che riguarda l'ippocampo e l'amigdala che, che è un'altra area di cui forse avete sentito parlare che, che regola la risposta di paura e questa è una paura condizionata allora, quello che Tonegao ha fatto ha fatto un esperimento, sembra complicato ma il concetto è, è, è semplice. Lui ha messo una, una, il gene per una sonda optogenetica, di quelle sonde con cui può eccitare un neurone. Quindi lui è come se avesse messo una chiave che può, per, per stimolare i neuroni che può attivare con la luce quando lo decide lui. Sonda, questo gene è inserito ma non viene trascritto, quindi ce l'hanno tutte le cellule nervose, però è silente perché lo ha ingegnerizzato in un modo tale che questo eh, gene produce la sonda optogenetica, quindi questa chiave luce dipendente, soltanto quando c'è una combinazione di due cose, nei neuroni che sono stati attivati, e quando io gli tolgo un antibiotico che si chiama do doxiciclina. Quindi le cellule che sono eh, eh, state attivate quando non c'è questa doxiciclina producono questa chiave che io poi dopo potrò attivare con la luce. Quindi se io torno a questo grafico qui, io faccio produrre, metto in tutte le cellule nervose dell'amigdala e dell'ippocampo il gene di questa sonda optogenetica. Ma lo faccio in modo tale che solo se queste cellule nervose sono state attivate, e solo se durante l'attivazione ho tolto la dossiciclina, quella, quella, quella sonda optogenetica viene espressa e fa proteina, viene fatta la chiave. Perché questo serve? Perché, se no, prima o poi tutte le cellule nervose sono attivate. Io invece voglio che questa sonda optogenetica sia fatta soltanto nella finestra sperimentale in cui io faccio l'esperimento. E voi vedete che fatto questo artificio, voi il topolino viene messo nella gabbia. Eh, con le pareti celesti contesto A viene abituato gli viene fatta vedere la luce ma, la luce, ma, ma, ma quelle cellule non si producono perché c'è questo antibiotico poi gli tolgo l'antibiotico e attivo le, eh, e, e do il, la scossa al topo associata al contesto B quindi la parete viola vedete che si, la, questa sonda optogenetica viene fatta in una combinazione di neuroni Dopodiché lo riporto nella gabbia con le pareti blu dove lui prima non, non, non faceva nessun. e gli faccio vedere la luce. Gliela do a queste cellule e misuro se lui ha paura o non ha paura. Ma nel contesto A lui non deve avere paura, perché lui nel contesto A era stato abituato. Ebbene, adesso se io lo metto nel contesto. qui Qui si misura la quantità di tempo che lui va incontro a freezing, cioè che si immobilizza. E a distanza di tre minuti, la, spengete la luce o l'accendete, accendete, spengete la luce o lo accendete, vedete che semplicemente accendendo la luce, stimolando queste cellule che si sono marcate in quel momento durante il contesto, voi avete un, l'induzione di un comportamento di paura poi lo spengete e non c'ha più paura e comincia a muoversi liberamente, poi lo riaccendete e lo potete fare anche molto, molto più, più potente. Quindi questo è un modo per, è la prima dimostrazione formalmente corretta che quel sottoinsieme di un 3% di cellule dell'ippocampo, quindi un piccolo numero, che si sono taggate, come si dice, come voi taggate su non so dove, e le foto eccetera, e voi avete taggato geneticamente con la sonda optogenetica quei neuroni che si sono attivati durante l'apprendimento del compito di paura e voi successivamente con la luce riattivate quelle cellule e inducete un comportamento di paura in assenza dello stimolo che avrebbe dovuto indurre la paura, perché quella paura sarebbe stata indotta esponendo il topo alla parete viola, non alla parete quindi, quindi questo topo qui doveva avere paura nel contesto B e infatti si può vedere che lui è esposto al contesto B perché il contesto B ha paura ha associato lo shock con questa, con, con questa cosa. Quindi questa è una dimostrazione formale che l'attivazione diretta di un sottoinsieme di cellule coinvolte nella formazione di una memoria è sufficiente a indurre l'espressione comportamentale di quella memoria. E la cosa può essere anche resa più... Si può creare una falsa memoria. Voi adesso fate, togliete questo antibiotico e gli fate vedere questo, questo un contesto spaziale rosso. Si attivano queste cellule qui. E quindi la sonda optogenetica viene fatta in queste cellule. Poi fate date lo shock e lo shock lo, viene associato al contesto B, ma date lo shock mentre illuminate con la luce. Quindi riattivate le cellule che erano state, che erano state marcate qui. Quindi poi andate a vedere se mettete le, eh, eh, il topolino nella gabbia A dove lui non ha ricevuto nessuno shock, però avete riattivato quelle cellule, quindi lui crede che nelle nel, 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 cellule che corrispondono al, all'attivazione del, 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 um, eh, del contesto rosso, crede che sia associato allo shock e quindi in questo caso qui lui ha paura, in questo contesto ma non in questo. Quindi, questo fa vedere che delle associazioni fittizie che possono succedere, subliminali o in qualche modo, possono influenzare delle, de, una risposta di paura in questo senso. Perché durante questa esposizione a questo shock, lui per motivi sperimentali in questo caso è stato, st sono state stimolate queste altre, queste altre cellule. Quindi si può creare. Uh, si può studiare come si creano le false memorie, eccetera. Allora, questo perché è importante? Questo mette insieme questi esperimenti, sono resi possibili dal fatto che io il tagging genetico di quei neuroni lo posso fare perché ho sfruttato i meccanismi che vi ho raccontato nella prima parte della mia lezione. Il gene della uh, sonda optogenetica è messo sotto il controllo trascrizionale di un promotore che risponde all'attività sinaptica. Quindi avendo creato questo collegamento tra l'attività sinaptica e l'attivazione trascrizionale, io posso mettere dei geni reporter, come si dice, che mi servono a controllare quei neuroni che hanno ricevuto lo stimolo di plasticità sinaptica. Per esempio è stato fatto l'esperimento opposto. Se invece della sonda ottogenetica, io ci, avessi, eh, ci metto un gene che codifica per una tossina, questa tossina viene prodotta soltanto nelle cellule che sono stimolate a essere eh, 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 dallo stimolo e quindi poi posso cancellare una memoria attraverso la cancellazione di quelle, di quelle cellule. Quindi questo. Eh, fa vedere come c'è appunto una relazione di necessità e di sufficienza per l'attivazione di gruppi di cellule che sono stati stimolati ad avere eh, eh, plasticità sinaptica. E quello che, scusate, questa è in inglese ma soltanto per dirvi un concetto. Quello dove oggi noi siamo, il campo sta studiando, quindi proprio la frontiera, è che tutto quello che vi ho raccontato qui fa supporre che l'engramma sia un'assemblea un, un cellulare, come si dice, un, un sottoinsieme di neuroni, questi neuroni rossi. Però io vi ho raccontato che le cellule nervose possono potenziare sottoinsiemi delle proprie sinapsi, quindi uno dovrebbe pensare che l'engramma sia in realtà combinazione di sinapsi potenziate, non combinazione di neuroni potenziati, e quindi il cosiddetto engramma sinaptico e vedete qui dove ogni neurone avrebbe alcune combinazioni di sinapsi eh, che sono il tag, sono l'engramma. Metodi sperimentali per eh, affrontare, tipo quelli che hanno, che hanno permesso di fare gli studi che vi ho raccontato, che sono, permettono adesso di fare queste cose qui, sono in corso di sviluppo, e questo eh, eh, è dove è la ricerca oggi nel campo. Per concludere. Eh, non dovete rimanere con l'idea che la traccia sia un qualcosa di statico. Eh, uno fra tutti, mi piace ricordare Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto, ha scritto volumi, un romanzo autobiografico eh, fondamentale nella storia della letteratura. Che è tutta un'interrogazione sulla memoria e sul ruolo del tempo della memoria. E la memoria è un processo incessante, non è un deposito di informazioni inerti, quelle tracce di cui abbiamo parlato, esse stesse possono essere modificate, cioè si può scrivere sulla traccia. Per esempio, esempio eh, c'è un fenomeno che si chiama il riconsolidamento, vi sarà capitato che se voi vi ricordate un numero di telefono, forse adesso non si ricordano più i numeri di telefono, ma eh, nel momento che voi cercate di ricordarvelo, e siete contemporaneamente eh, distratti da qualcuno che vi parla, in quel momento la memoria diventa più labile, si apre anche una memoria stabilizzata, apre una finestra di labilità quando voi la richiamate alla memoria, è soggetta a interferenza. Questa interferenza, quindi quelle tracce, io voglio lasciarvi con l'idea che le tracce non sono la cosa scritta sulla tavoletta di cera che resta scritta per sempre. Le tracce si modificano, sono dinamiche, è come un processo incessante. È un fiume. Eraclio diceva: non ci si bagna mai due volte nella stessa, nell acqua, nella stessa acqua di un fiume. Il fiume è uno, ma, ma, ma e quindi la memoria è un processo. E quindi noi stiamo studiando aspetti delle tracce, quindi adesso abbiamo studiato, stiamo, vi ho raccontato gli aspetti statici, duraturi delle tracce, ma le tracce stesse sono qualcosa che si modifica e c'è il ruolo importante del dimenticare fisiologico, quindi lo studio, lo studio eh, 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 diciamo, eh, complementare allo studio della memoria è lo studio di come noi dimentichiamo fisiologicamente e c'è il ruolo del sonno nel stabilizzare alcune memorie ed eliminare nelle altre Lo, il sonno fa benissimo le interrogazioni bisogna dormire bene prima di un esame, questo è importante e mi piace c'è questa, questa poesia eh, Borges è questo scrittore che ha che arriva alla conclusione ragazzi, state tranquilli, siete stati troppo pazienti. Eh, Borges ha scritto un racconto bellissimo, che a chi vi capita leggetelo, perché è breve, e non, eh, eh, Ireneo Funes è il memorioso, e parla di questo racconto di una persona che eh, aveva la sventura di ricordare tutto, tutto, tutte le cose le più insignificanti. Lui sapeva dire entrando in una stanza quanti libri c'erano in questa stanza, quante persone, come erano vestiti. Ovviamente è una finzione letteraria. E lui racconta la vita eh, meschina, eh, e lo, lo racconta in modo letterario, la vita meschina che questo, che questo eh, personaggio eh, viveva per questa sua memoria prodigiosa, e che, fa, che, che sottolinea il fatto che c'è un dimenticare fisiologico. Il dimenticare fisiologico è altrettanto importante quanto il ricordare fisiologico ed è chiaro che nel, nel, nell'equilibrio tra il ricordare fisiologico e il dimenticare fisiologico c'è il, il dimenticare patologico, che, che, che è, è ovvio che questo è. E allora, per se intuisco la domanda, è chiaro che quello che noi stiamo facendo e i ricercatori stanno facendo in questo campo è anche di riprendere gli studi sugli engrammi che vi ho fatto vedere prima in condizioni in cui ci sono espresse delle proteine importanti per la malattia di Alzheimer eccetera. E vi, vi ringrazio molto per l'attenzione e mi piace concludere con ritardo di mental. Eh, diciamo, alla luce di tutto quello che lei ha appena detto, insomma, in merito all'apprendimento, perché fa riferimento anche all'apprendimento, al mantenimento in memoria delle sì. informazioni, e, diciamo che mh, questi nuovi studi lasciano un po' ben sperare ehm, che questa, appunto, questa malattia dell'Alzheimer possa in qualche maniera eh, trovare mh, una, diciamo, una parte di cura per poter. Eh, come dire, permettere alle persone malate di questa malattia eh, di poter condurre ancora una vita eh, degna di essere chiamata insomma la vita. Questo è il mio auspicio. Invece, in merito al discorso che lei ha fatto e in merito anche a delle diciamo, letture fatte in precedenza, eh, quando lei ha parlato del glutamato, eh, ha detto appunto che insomma, questa sostanza eh, che arriva alle, alle sinapsi. Eh, determina una traccia leggera e in realtà eh, quella che poi insomma è un po' eh, all'origine della traccia vera e propria che va ad alimentare diciamo la sintesi proteica è eh, la seconda una seconda sinapsi con le due chiavi quindi io mi chiedo mh, ha un ruolo più importante no? di eh, per sé o in realtà eh, le altre sostanze di cui vi ha parlato cioè del calcio e, mh, e della eh, ce l'ha un altro, anche lo ricordo, del magnesio, sì. che in realtà eh, diciamo, facilitano la trasmissione del, uh, dell'impulso perché arrivi al nucleo e perché si forni la sintesi istomacotermica. Eh, allora, eh, grazie, Part parto dalla seconda. Eh, in realtà eh, anche l'attivazione di questo secondo recettore è sempre mediata dall'acido glutamico stesso, solo che l'acido glutamico è bloccato nella sua azione. Da, eh, da questi ioni magnesi che bloccano il canale ionico. Perché si tolga questo blocco, oltre all'acido glutamico, deve essere presente una eh, depolarizzazione della membrana, quindi la membrana deve essere già un po' eccitata, che è il concetto di Hebb che diceva che quando la cellula presinaptica e la cellula postsinaptica sono contemporaneamente attive, quella sinapsi si potenzia, quindi eh, L'acido glutamico ha, ha, ha un'azione duplice, su dire, diretta sul primo tipo di recettori e indiretta sul secondo tipo di recettori quando agisce su questi recettori in una membrana che è già preparata per essere responsiva. Dopodiché l'attivazione di questi secondi recettori attiva quella cascata trascrizionale che, a cui lei faceva riferimento. Quindi, al, sì. Sì, allora, il, eh, quello che, eh, ovviamente gli studi sulla memoria sono fondamentali per capire la, la malattia d'Alzheimer. Come lei sa benissimo e come voi sapete, purtroppo dopo decadi di ricerche intense, oggi non c'è una cura e non c'è una diagnosi precoce, la malattia si diagnostica ancora molto tardi rispetto a quando insorge, si pensa che insorga decenni prima in modo silente, in modo criptico, e noi non lo sappiamo. Allora, è chiaro che eh, quello che la ricerca ha fatto in questi anni è di partire dalle cose eh, che caratterizzano le, quelle alterazioni che sono nel cervello dell'Alzheimer. Io adesso eh, avevo deciso di non, parla di non centrare la mia presentazione su una patologia perché secondo me, eh, diciamo, eh, è, però è importante... Anche capire quello che si fa. Allora mi permettete due minuti di dire: nel cervello dell'Alzheimer ci sono delle proteine che si alterano, delle proteine naturali che sono alterate e queste avete, chi di voi ha letto, c'è cioè la proteina beta amiloide, la proteina tau, sono delle proteine normali dei neuroni che vengono alterate. E giustamente per capire una malattia bisogna partire dalle cose che noi sappiamo essere alterate e quindi per decenni, per gli ultimi 25 anni. La malattia è stata studiata soprattutto a partire da studi per capire cosa sono le alterazioni in queste proteine normali, perché delle proteine normali vanno incontro a delle modificazioni patologiche. Purtroppo queste ricerche non hanno ancora portato a dei farmaci, voi dovete però capire che un farmaco quando arriva al paziente è il frutto di una ricerca di 15 o 20 anni prima perché ci sono dei tempi, poi di, ci sono lo studio dei meccanismi, dai meccanismi bisogna fare le molecole che agiscono su quei meccanismi, poi le molecole devono essere non tossiche, quindi bisogna sperimentarle sull'uomo, devono essere efficaci sulla cavia prima, ma poi anche sull'uomo, e quindi è un processo lungo. Oggi, queste, eh, diciamo, eh, partendo da questi Tau, amiloide, eccetera, ancora non sono venuti dei farmaci. Per questo io penso che bisogna... Paradossalmente la malattia d'Alzheimer è una malattia della memoria, ma gli, ma gli studi sulla fisiologia della memoria non sono ancora interamente confluiti nel campo della ricerca dell'Alzheimer. È questo quello che noi per esempio stiamo facendo negli ultimi anni: di applicare questo tipo di studi allo studio uh, dell'interferenza con, con, perché io penso che la patologia della memoria non può che essere. Eh, collegata con lo studio della fisiologia della memoria. Io, io faccio l'esempio di... bisogna partire da entrambe, per risalire la catena di cause ed effetti. capire una malattia vuol dire risalire la catena di cause ed effetti che inizialmente innesca poi tutto il processo. Allora io faccio l'esempio, è come quando bisogna scavare il tunnel del Monte Bianco, si, si, si scava dalla parte della Val d'Aosta, si, si scava dalla parte del, della Francia e alla fine ci si incontra prima. Allora io dico che nel campo dell'Alzheimer... Finora probabilmente si è prevalentemente scavato soltanto da una parte, cioè partendo dalle modificazioni, ma, ma in modo molto anche ragionevole, partendo dalle modificazioni patologiche. Probabilmente bisogna di più partire da, da quello che è la normale fisiologia del sistema per poi cominciare a. Allora, mi raccomando se invece, se nasce tanto dalla creatività propria oppure dagli eventi, visti su film, canzoni, libri. Sì, sì, allora e, eh, la domanda è molto, molto, molto importante. Allora è chiaro che per, per richiamare una, mem una memoria alla mente eh, ci vuole uno, uno stimolo. Lo stimolo può essere uno stimolo sensoriale esterno, ma può essere anche uno stimolo derivato dall'attività spontanea del cervello e può essere anche uno stimolo. Implicito, inconsapevole, eh, incosciente, cioè noi abbiamo tutta un'attività ricchissima, come sappiamo bene, ciascuno, ciascuno lo sa, che, che, va avanti, che va avanti per conto proprio anche e ogni tanto affiora, e ogni tanto affiora in associazione con, con eventi esterni. Quindi quello che, quello che è importante considerare da questi meccanismi è che ci sono delle associazioni che si formano e che determinano dei cambiamenti a lungo termine. Questa, il richiamo de, dell'esito di queste associazioni può essere anche un richiamo parziale, ma può essere anche un richiamo falso, falso nel senso che il déjà vu che io in realtà non ho vissuto, cioè, cioè il déjà vu che io ho, ho vissuto, e allora quello è un, è un richiamo di una parte di una memoria, ma il déjà vu non vissuto, che è anche un'altra esperienza importante, è un'associazione per somiglianza, per, inconsape per inconsapevole attività del mio cervello? La, allora, la mia adesso è una risposta alla tua domanda eh, eh, di plausibilità. Non, la mia risposta non è la dimostrazione del meccanismo del déjà vu, eh, ma il tipo di studi sulle false memorie, quello potrebbe essere considerato un tipo di déjà vu. Il Topolino crede di aver vissuto quell'associazione e quindi risponde in modo perché risponde così perché durante l'apprendimento di una memoria è stato associato artificialmente, lo abbiamo fatto noi, ma nel, nella vita reale potrebbe essere inconsapevolmente eh, da, da altre stimolazioni. Quindi, noi siamo bombardati da stimolazioni, non tutte delle quali sono, sono eh, eh, noi non siamo consapevoli di tutte, però che concorrono a formare delle associazioni e quindi delle tracce. Eh, il meccanismo di formazione di nuove proteine, di cui lei ha parlato sì. in seguito a uno stimolo, volevo sì. capire se è eh, diverso mh, come efficienza nelle diverse età. Allora questa è una bella domanda eh, allora, sicuramente sicuramente sia il, tutti, i processi cellulari, tutti i processi cellulari vanno incontro a tra virgolette invecchiamento sono eh, dipendenti dall'età quindi è chiaro che anche i processi di trascrizione e di sintesi proteica sono eh, eh, legati all'età per esempio il controllo traduzionale eh, sinaptico locale che ho illustrato prima, ovvero sia il fatto che alle sinapsi eh, gli RNA messaggeri vengono tradotti alle sinapsi attivate. Bene, questo eh, meccanismo qui è fortemente dipendente dall'età. Lo sappiamo nei, lo sappiamo nei, nei eh, modelli sperimentali, ma lo sappiamo anche Nell'uomo quello che si può fare è analisi post-mortem di eh, eh, tessuto cerebrale che viene donato da, da, dai pazienti o, dai, o, da, o anche da... E questo è, uno, lo dico, per è una, bisogna rendersi conto che avere, apro una parentesi, avere materiale da studiare è, una, è importante per la ricerca, è una generosità di chi lo dona è fatto in modo eh, ci, sono, ci sono banche, banche certificate che, e, e sono cose importanti sono, la ricerca non, non potrebbe essere fatta se non ho aperto questo per dire perché il materiale autoptico eh, post mortem di eh, eh, pazienti si vede che se io vado a guardare eh, per esempio di pazienti alzheimer, se io vado a guardare proteine coinvolte nella sintesi proteica eh, queste sono, sono, sono alterate insomma, diciamo, sono quindi la risposta è sì, fortemente età dipendente.